Madre cresciuta a Torino, i nonni materni siciliani, avevamo questo pezzo di terra e siamo venuti con i miei genitori per vedere cosa c'era e cosa non c'era. Un vigneto abbandonato, casa inesistente perché era un vecchio palmento, abbiamo rimesso a posto il palmento, è diventata la mia casa e la terra, poi ho iniziato a piantare tutte le cose, dai kiwi a tutto quello che ho, le noci, i cedri. E l'ho fatto perché mi piaceva, ma non pensavo mai di venire a vivere qua. Invece, a un certo punto, un giorno ho deciso, mollato Torino, sono venuto qua a vivere qui pensando di vivere di agricoltura. Difficilissimo vivere solo di agricoltura. Mi sono inventato le marmellate perché avevo i frutti di bosco che marcivano, li buttavo per terra. Ho detto perché è un peccato e allora ho iniziato con le marmellate. Sicuramente la collaborazione con Carlo è perché c'è un amore per la campagna, quindi alla fine si sta qui, si coltiva, si guarda crescere le piante, si guarda vedere andare avanti gli esperimenti sullo zenzero, sulla curcuma. E la condivisione anche sulla gestione di questo agriturismo che è piccolo. Fatto per persone che amano la campagna, che quindi hanno voglia di stare in mezzo alla campagna, di sentire gli odori, di assaggiare, di raccogliere qualcosa direttamente durante la produzione. Speriamo di vedervi qua in modo che possiamo raccontarvi la nostra storia, farvi vedere le nostre cretinate, invenzioni cretinate che sono anche divertenti da vedere, da provare. Finiremo col fare una bella mangiata insieme con i nostri prodotti e una bella bottiglia di vino siciliano. Tolta la scorza, tagliato la julienne con olio di oliva, le acciughe, pezzettini di acciughe salate, l'uva passa e le échalotes, pezzettini di échalotes, tutto mescolato insieme.